Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake salmone e rucola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 5 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono crackers, burro morbido, ricotta, gelatina ammollata in acqua fredda, latte, formaggio tipo mascarpone, rucola, salmone affumicato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i crackers. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Finire sul fondo del boccale con la spatola. Unire il burro. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Trasferire in uno stampo da 24 cm rivestito con carta da forno. Abbiamo livellato bene il composto, adesso riponiamolo in frigo. Senza lavare il boccale, mettere la rucola. E la facciamo tritare per 2 secondi a velocità 4. Riunire sul fondo mettere la gelatina ben strizzata in un pentolino aggiungere il latte e scioglierlo a fiamma bassa. Aggiungere nel boccale la gelatina. Il mascarpone. E la ricotta. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Versare sopra la base e livellare bene. Riporre in frigo per almeno 5 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo, trasferiamola su un piatto da portata e decoriamola con fette di salmone affumicato, rucola e, se lo gradite, semi di papavero. Cheesecake, salmone e rucola. Grazie e alla prossima ricetta!